Tra i limiti nella C ci sono le porte aperte, quelle sbroccate da Grassi dopo il suo viaggio nella capitale per cercare di giocare la partita dell'anno davanti al proprio pubblico. Festeggiare senza aprire lo champagne era cosa che non si doveva fare. Allora via il matrimonio tra i Rimini e i propri tifosi, perché questa festa si doveva fare ora o non mai. Troppo lunga l'attesa del dopo De Meis per tornare nel calcio che conta. L'inferno dell'eccellenza della Serie D è stato finalmente spazzato e noi come uomo copertina mettiamo lui, Alex Ambrosini, che nei giorni in cui manca il bomber Buonaventura si prende lui la vetrina trovando i gol della vittoria, lui proprio che era nato nel settore giovanile biancorosso, ma che in carriera aveva conosciuto le vittorie dalla D alla C in quei di Sant'Arcangelo e di Fano. Andiamo con ordine. Si passa dal sorriso di Grassi dopo aver ottenuto i pass dalla Lega nella capitale. Ho combattuto perché ho rappresentato, diciamo, tutto quello che abbiamo fatto in questi 2 anni e hanno apprezzato veramente, sono quasi quasi commosso perché veramente sono anche stato accolto molto bene. Rimini è una città importante e hanno tutti piacere, insomma, in questo momento di non infierire. Alla gioia finale dei festeggiamenti con i giocatori sostituti ai tifosi nella curva tanto amata. Voi l'avete mai visto una cosa del genere in Italia? La risposta è scontata, solo a Rimini succede. La partita mette di fronte con Romagna Cento, con quale Rimini festeggiò la quasi C una notte prepasquale qualche anno fa. L'avversario è stato il primo, tra l'altro, affrontato in stagione in gare ufficiali, anche se in Coppa. Viti non c'era quella sera, ma è ben evidente il pallone che sfona al centro Petraini, il cui colpo di testa viene bloccato da Savini, che sia la giornata della pazzia si comprende quando Simoncelli da centrocampo prova quello che aveva provato la sera prima alla PlayStation, pallone fuori di un nulla. Ma di lì a poco gli riesce nel migliore dei modi la sua specialità, traversare al centro per l'incornata vincente di Traini che dentro la porta butta pallone e portiere. 1-0 Rimini e via ai festeggiamenti sotto la curva. Da punizione tenta di colpire anche Petti, ma la sfera termina alta. In Romagna al centro si vede con Campagna, colui che nella notte di agosto aveva sbagliato il penalty decisivo per il passaggio del turno in Coppa, e mette questo tiro che Scotti devia in corner. Poi Viti, come con la Pianese, emette un traversone fortunoso che Savini alza sopra la traversa, ma è il preludio al gol. Simoncelli trova l'Eurogol mettendo il pallone nel set alla sinistra di Savini per il 2-0. Partita chiusa? Sembrerebbe di sì se si pensa che subito Allotti cerca la testa di Petti, ma il difensore non trova fortuna. Invece, sempre di testa, a mandare il pallone in fondo al sacco ci pensa l'ex Rimini Cecconi, raccogliendo un traversone dalla destra di Zamagni. Prima del duplice fischio finale, Cicarevic chiama la presa a terra Savini. Nella ripresa in Romagna Centro prova da subito a pungere, Bagatti per Gasperoni, pallone fuori bersaglio, ma la sensazione è che Rimini tira un attimo il fiato dopo le tante occasioni create nel primo tempo, e in effetti Pier Federici ne approfitta subito trovando un Eurogol per il 2-2 che reca per 10 minuti abbondanti qualche malessere ai tifosi presenti, ma ci pensa lui come da copertina a zittire tutti trovando i gol dei 3 punti, Alex Ambrosini, e che gol, 3-2 e tutti a festeggiare. Alla festa nell'ordine partecipano Pasquini che tenta una rovesciata che termina al lato, Traini con un pallonetto che si deposita sul fondo e Vaiola con un tiro dalla distanza che sfiora la marcatura. Ma la gara si ferma qui, alle 16.53 il Rimini è nuovamente in C, questa volta sì, Serie C, C come ci siamo, e vediamo di rimanerci, via i fantasmi passati e via una nuova era che si chiama Grassi Tamania in ordine di riga. Che se Grassi, Tamai e Righini.